Da quando è nato l'uomo è un cacciatore, affascinato da prede sempre nuove, alla ricerca di una strada da inventare, un cacciatore che spara al mondo che si muove. La realtà è un uccello che non ha memoria, deve immaginare da che parte va. La realtà è un uccello che non ha memoria, deve immaginare da che parte va. La realtà, che uccello, è più furbo del gallo cedrone. Ma io insisto, organizzato, lo inseguo, mi apposto, lo curo, tutta mimetica, concentrazione. Cip, 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 ridicoli. Cip, cip, qualità secondaria non mi interessa. Roba da riformisti. E poi scrivono, dopo dure lotte abbiamo preso 3 beccafichi e 2 fringuelli. Che uccelli. No, aspetto ben altro io. Ecco, fermo. Ora passa di lì. Tutto calcolato, una scienza. Pazienza. Potrei anche andare a Fagiani, che è più facile. Roba da ministri. Cacciatore in pensione. Qualcuno spara dal 1920. Pum! Completamente rintronati. Anche la vista ormai. E poi ce lo vedi Andreotti nel bosco. Che segugio. Ah, il cacciatore vero è tutta un'altra cosa. È giovane, attento, studia, si prepara. Io mi sono segnato tutto su un quadernino. Non si può più improvvisare. Spontaneismo, finito. Ora è tutta una roba di quaderni. Dunque, prima l'uccello è passato di lì, poi è passato di qui, adesso dovrebbe ripassare di lì. Anzi, deve, secondo la ben nota teoria. Giambattista Vico, che imbecille. È un uccello strano che mi gira intorno, è da tanto tempo che gli do la caccia, ma non ha abitudini, questa bestiaccia mi fa impazzire la sua ambiguità. Sono affascinato da un uccello strano, che non è mai vecchio, che non ha passato. Devo anticiparlo, devo inseguirlo, altrimenti muoio di normalità. Devo anticiparlo, devo inseguirlo, altrimenti muoio di normalità. Volta lo becco. Sì, mi sento più giusto, più a posto. Perché lui flop, 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 vola, è forte, velocissimo. E io pum! L'anticipo. È chiaro. L'anticipo è tutto. Guardiamo Marx. Pum! Che anticipo. Bel cacciatore, eh? Ha sempre colpito. È chiaro. Aveva capito l'anticipo. Ha sbagliato solo quando ha provato a sparare troppo avanti. Sì, lui diceva Inghilterra, Stati Uniti. Pum! E l'uccello Russia, Cina. Ma per il resto ha sempre fatto centro, con una mira infallibile. Ha sempre fatto centro perché aveva capito l'anticipo, eh? Anche noi l'anticipo, anche noi l'anticipo, anche noi l'anticipo. Pum! In ritardo. Come mai? Andava così bene prima. Sì, nel dopoguerra l'uccello sembrava lì a tiro. E noi
ci siamo mossi bene, ci siamo allargati. Ma è possibile che quell'uccello lì non ne tenga conto? Ci abbiamo un partito di quelli vecchi, solidi. Abbiamo acquistato anche un po' di potere. No, non per comandare, per guidare, è un'altra cosa. Per guidare 9 milioni di cacciatori. E intanto che sei lì che gli insegni il comportamento, la strategia e il compromesso, l'uccello via che fila, madonna come fila. L'unica possibilità è quella di attirare la sua attenzione. Sì, il richiamo è fondamentale. Ultimamente è diventato molto grosso. Un richiamone, tipo festival con frittelle e bandiere, una cosa enorme, industriale. Ma lì l'uccello non ci va più. Perché c'è solo il dinosauro che si tiene a diventare storico. Forse l'uccello preferisce altri richiami. I giovani ne hanno di più artigianali, sì. A bocca. Wow, 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 wow. Viva Marx, Moreni, Viva. Era lì. Sembrava che venisse. È arrivato lì vicino e ha detto, bravi, è andato via. Ma come mai? Ma come eravamo così avanti? Abbiamo modificato tutto, l'impostazione, il linguaggio, tutto. Sì, ci chiamiamo ancora compagni, ma compagni militanti. E qui la novità. Militanti, da milizia, però romano, e l'uccello via lontanissimo. Allora noi, con volontà, con passione, cerchiamo l'uccello? No, ci organizziamo. Ma se non c'è l'uccello, cosa ci organizziamo a fare? Non si sa, intanto ci organizziamo. Che è anche difficile, eh? È difficile perché la gente, se non vede l'uccello, non spara. Qualunquisti. Ci criticano. Non capiscono che noi nell'organizzarci abbiamo tendenze nuove, sorprendenti, cose mai viste. Volantini, manifestazioni, feste popolari, e poi una cosa grossa, sì, una cosa grossa con la sede, la segreteria, il direttivo, ma però in tanti, eh? No, non nel direttivo, no, dicevo il... adesso non mi viene una cosa nuova, una roba... un partito. Che invenzione! La realtà non c'è, che non ha memoria, devi immaginare. La realtà non c'è, che non ha memoria. Strano fuori dagli schemi, che non è sensibile ai miei richiami, il suo volo è pieno di contraddizioni, non conosce regole né fedeltà. Io mi nutro solo di un uccello strano, è da tanto tempo che gli do la caccia, vivo per mangiare questa bestiaccia, altrimenti muoio di inutilità. Vivo per mangiare questa bestiaccia, altrimenti muoio di inutilità. Noi ci liberiamo, ci buttiamo nell'amore senza falsi moralismi, la realtà è più avanti. Noi ci critichiamo, ci guardiamo dentro, lucidi e coscienti, la realtà è più avanti. Noi analizziamo, noi mangiamo storia, siamo militanti, la realtà è più avanti. Noi scendiamo in piazza, siamo democratici, siamo antifascisti, la realtà è più avanti. Siamo sempre indietro, la realtà è più avanti. Siamo sempre indietro. La realtà è un uccello che non ha memoria. Devi immaginare da che parte vai.